se oggi non si può pensare ad un modello di città intelligente che si basi solamente sulle automobili. Soluzione quindi è un trasporto pubblico, rapido, non inquinante, reso disponibile dai moderni sistemi su rotaie che noi produciamo. Già oggi il 50% della popolazione mondiale vive in centri urbani e il macro trend di crescita ci dice che nel 2030 arriverà al 60% con una proiezione sempre costantemente negli anni successivi. Quindi la soluzione in una città, in una smart city o intelligent city, come si suole dire oggi, di fronte a questo aumento di popolazione, di densità di popolazione, deve considerare quattro aspetti fondamentali che sono a favore dell'utilizzo del trasporto su rotaia. C'è l'impatto ambientale, la congestione del traffico, la necessità di ottimizzare gli spazi e sicuramente la produttività e la qualità della vita dei nostri cittadini. E lo spazio è una risorsa imprescindibile che non può essere sprecata per utilizzi meno efficienti, cioè lo spazio deve generare valore per la collettività, è un vero e proprio return of investment e non può essere dedicato per le auto. Inoltre, spesso l'unica possibilità di sviluppo delle città ormai è uno sviluppo verticale e noi con le metropolitane verticalmente andiamo in profondità e quindi c'è la possibilità di scavare nel sottosuolo e quindi non andiamo a utilizzare dello spazio che, come dicevamo prima, deve essere utilizzato in maniera molto più efficiente. Siamo oggi ad un punto di svolta tecnologico trascinato da digitalizzazione e macchine intelligenti. E il mondo cambierà nei prossimi 20 anni, si dice, come non è cambiato negli ultimi 2 secoli. No? Quindi siamo di fronte veramente a una rivoluzione. Si chiama un tipping point tecnologico. Quindi il trasporto su ferro sarà profondamente trasformato, ci saranno treni leggeri, efficienti, rapidi, in grado di anticipare le necessità di mobilità. Dopo la realizzazione del treno Frecciarossa 1000 da 360 km all'ora, dopo la consegna metropolitana in tutto il mondo, siamo già in produzione nei nostri impianti per realizzare una nuova generazione di treni regionali che si sviluppa su questi concetti, con l'obiettivo di ridurre il tempo di trasporto e migliorare il comfort dei passeggeri. Lavoriamo su 4 ambiti principali, sono la sicurezza, l'impatto ambientale, l'esperienza per il passeggero e l'incremento del valore. Le nuove tecnologie ci permettono, ad esempio, di tram con i sensori in grado di anticipare la frenata in caso di ostacoli. Poi c'è l'impatto ambientale, abbiamo nuovi motori, materiali leggeri, sistemi di controllo intelligenti per ridurre sempre più il consumo energetico, cerchiamo di eliminare sempre più il rumore e di eliminare sempre più l'impatto visivo. Poi c'è un altro aspetto che è l'esperienza per il passeggero, quindi ambienti accoglienti, climatizzazione moderna. Per ultimo, ma non meno importante, è quello dell'incremento del valore, cioè prodotti oggi in grado di dare valore alla collettività, perché migliorando efficienza di trasporto, riducendo i costi operativi, si crea un risparmio importante. I think for the future, higher capacity is going to be more important than faster trains. So this is particularly important for cities, especially as we see more metros being constructed. The way in which to guarantee more people can travel on the railway is to make sure that the trains are running closer together so there is more capacity available for passengers to use at the times when it is the most busy. There are a range of reasons why there's been an increase in travel on rail. In particular, there has been a significant increase in the amount of railways that have been built, and people are realizing that it offers a much more flexible journey. And linked to the greater capacity that is available, this means that actually it makes people's lives much simpler, and they can use it for much more for a range of reasons, ranging from traveling to work through to leisure travel. For the future, I think it's important that it's not just the building of railways that we focus on. There is a need to have total solutions. So this could include different ticketing, it could include solutions for end-to-end journeys, which include potentially automatic taxis or vehicles to meet people from the stations. And people can actually monitor their journey during the course of their travel using online applications. So there are a range of technologies which are still really emerging,
which for the future will bring benefits to the travelers.